C'è una casa nel parco che è in fondo al mio cuore, ed è là che faremo l'amore. Bruno Lauzi nasce l'8 agosto 1937 alla Smara, in Eritrea, ma cresce a Genova, dove prende il via la sua lunga carriera artistica. È ritenuto, con Umberto Bindi, Gino Paoli e Luigi Tenco, uno dei fondatori della cosiddetta scuola genovese del cantautorato italiano. E intanto nell'ombra dei loro armati vengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. Nei primi anni 50, presentarsi a casa con uno strumento come uno zunzuro o come un piffero era un suicidio annunciato. Per un genitore dell'epoca, il solo possedere simili strumenti era considerato indizio, anzi prova, di una propensione alla scioperataggine che si sarebbe rivelata al momento debito foriera di disastrosi fallimenti e miseria garantita. Patate fritte per menù e miliardini a testa in su e i palloncini rossi su nel cielo. Restavano immobili sfidando l'impossibile in nome di quel giovedì speciale. Fatto sta che nel marzo del 70 esce il mio primo 45 giri, Lauzi canta Battisti. Io sostengo ancora oggi che quel poco che ha venduto si deve a quel canta Battisti. Eppure forse hai ragione, che strano, d'improvviso mi sento arlecchino, vedo ballo e ti prendo dal mano, amore caro, amore bello. Al Festival di Sanremo del 1989, Bruno Lauzi vince il premio della critica con Almeno tu nell'universo, scritto con Maurizio Fabrizio e interpretato da Mia Martini. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei. Quando Silverio torna, dopo pochi minuti, gli faccio sentire la canzone appena scritta. La intitolerei Ritornerai. Tu che ne dici? Domando. Dico che mi stai prendendo per il culo. Fu la secca risposta. Non ha mai creduto che l'abbia scritta lì, in quei pochi minuti che hanno cambiato la mia vita. E riderai, quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più, ti senti sola.
tua libertà. Ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai. Ma tu vendi i tuoi dischi? Mi chiese Paolo così a bruciapelo un pomeriggio. Purtroppo la risposta negativa era obbligata. A che lui incalzò: allora incidere per non vendere, tanto vale divertirsi. E mi fece sentire la canzone più strana che avessi mai ascoltato. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Io e Luigi, compagni di banco, sognavamo di andare a Broadway. Poi la storia, sapete com'è andata? Diversamente. Luigi ci ha lasciati con un gesto inaspettato e tragico. Io, 40 anni dopo, ricevo un premio che porta il suo nome, il premio Tenco. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna, sola, nelle ombre di un sogno o forse di una fotografia, lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ieri Gino Paoli mi ha mandato un SMS riassuntivo di tutta una vita. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Ho risposto con un pizzico di invidia, come si vuol bene a chi resta. Triste vita, quella vita che